Acquaradio elettrovalvola programmabile RF. Cosa serve? Due batterie alcaline AAA da 1,5 volt. Installazione delle batterie. Procedura di inserimento e sostituzione. Svitare il coperchio trasparente ed estrarre il gruppo comando. Svitare il tappo dell'alloggiamento delle batterie. Estrarre il portabatterie dall'alloggiamento. Inserire o sostituire le batterie nel supporto rispettando le polarità. Reinserire il portabatterie nell'alloggiamento. Avvitare il tappo controllando che la guarnizione di tenuta sia correttamente posizionata in sede. All'inserimento delle batterie si avvia un ciclo di inizializzazione, sequenza di accensione dei LED e di chiusura delle valvole. Attenzione! Dopo 30 secondi dall'inserimento delle batterie o dall'ultima pressione di un tasto, i LED del pannello si spengono. Per riattivare la visualizzazione, premere un tasto qualsiasi. Installazione dell'elettrovalvola. L'elettrovalvola programmabile è a perfetta tenuta stagna e funziona anche immersa permanentemente in acqua fino a un metro di profondità, grado di protezione IP68. Può essere installata all'interno di pozzetti sia in posizione orizzontale che verticale. Per ottenere l'ermeticità del prodotto è necessario assicurarsi inoltre che il gruppo di comando sia allineato ed inserito nell'apposita guida e che il coperchio trasparente sia perfettamente avvitato con la guarnizione di tenuta ben posizionata nella sede. Attenzione! Assicurarsi di installare l'elettrovalvola programmabile rispettando il verso del flusso d'acqua indicato dalla freccia Flow. Programmazione manuale dell'elettrovalvola RF. Per attivare la visualizzazione, premere un tasto qualsiasi. Selezionare con i tasti avanti o indietro la via che si desidera aprire manualmente. Il numero 1 lampeggerà. Per aprirla, premere il tasto OK. Per chiuderla, premere nuovamente il tasto OK. Radio comando. Cosa serve? Due batterie alcaline AAA da 1,5 volt. Installazione delle batterie. Togliere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie. Inserire le due batterie nel supporto rispettando la polarità. Richiudere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie. All'inserimento delle batterie, il display visualizza la pagina iniziale, ora e giorno, indicando le ore 12, domenica. Impostazione data e ora. Per impostare l'ora, premere il tasto OK. Il simbolo OK lampeggerà. Successivamente, con i tasti più e meno, impostare l'orario desiderato. Ad esempio 8:30. Per confermare l'ora e passare all'impostazione del giorno della settimana, premere OK. Con i tasti più e meno, selezionare il giorno della settimana, tenendo conto che domenica S, lunedì M, martedì T, mercoledì W, giovedì T, venerdì F, sabato S. Per confermare e uscire, premere OK. Associazione del radiocomando all'elettrovalvola programmabile RF.
selezionare sul radiocomando l'unità alla quale si vuole associare l'elettrovalvola, in questo caso 1 o 2. Dopo aver selezionato nel radiocomando l'unità, ad esempio 1, i LED lampeggeranno di rosso. Premere un tasto qualsiasi dell'elettrovalvola per illuminare il display. Premere i tre tasti dell'elettrovalvola contemporaneamente fino a quando non lampeggeranno di rosso, orologio e ricezione. Durante il lampeggio sul display dell'elettrovalvola, con la punta di una graffetta, premere il tasto nascosto del radiocomando. Il display inizierà a lampeggiare e apparirà il simbolo RF. L'associazione è andata a buon fine quando, dopo qualche istante, sul radiocomando apparirà la scritta 1 unit e l'elettrovalvola eseguirà un ciclo di inizializzazione, sequenza di accensione dei LED e di chiusura delle valvole. Programmazione. Impostare la durata delle irrigazioni nell'unità RF1, Runtime. Dalla pagina Ora giorno, premere il tasto Unit. Si accede alla pagina Unit e i LED rossi dell'unità RF1 lampeggeranno. Premere il tasto Più per accedere alla pagina Runtime. Premere il tasto OK per impostare la durata dell'irrigazione. Lampeggia il simbolo OK. Con i tasti più e meno stabilire i minuti di irrigazione, ad esempio 10 minuti. Tenendo premuti i tasti, l'avanzamento è più rapido. Premere OK per confermare il tempo inserito. Premere il tasto Più per visualizzare la successiva pagina di programmazione. Impostare da 1 a 4 orari di partenza del ciclo di irrigazione dell'unità RF1, Start Time. Per impostare la partenza 1, premere OK. Il simbolo 1 rimane acceso fisso. Con i tasti più e meno, stabilire l'orario di partenza dell'irrigazione 1, ad esempio 21. Tenendo premuti i tasti, l'avanzamento è più rapido. Premere OK per confermare il tempo inserito. Premere il tasto più per impostare gli orari successivi di partenza, 2, 3, 4, e ripetere le operazioni precedenti. Se si desidera, con i tasti più e meno è possibile impostare l'orario di partenza su OFF. In questo modo le irrigazioni non partiranno. Premere il tasto più per visualizzare la successiva pagina di programmazione. Scegliere in che giorni attivare i cicli di irrigazione impostati. Weekly Schedule. Premendo il tasto OK si accede alla programmazione settimanale. Lampeggia il simbolo S, uguale domenica. Premere i tasti più e meno per spostarsi sui giorni successivi, i quali lampeggeranno. Premere più volte il tasto OK per eliminare l'irrigazione nel giorno selezionato. In questo esempio si elimina il mercoledì, W, Wednesday. Per uscire, premere i tasti più e meno per posizionarsi su Exit. Quando Exit lampeggerà, premere OK. Premere il tasto più per visualizzare la successiva pagina di programmazione. Rain Sensor, sensore di pioggia. Con il tasto OK si accede alla attivazione-disattivazione del sensore di pioggia. La scritta OK lampeggia. Premendo il tasto più si passa da Yes, sensore attivato, a No, sensore disattivato, e viceversa. Confermare premendo il tasto OK. Premere il tasto più per visualizzare la successiva pagina di programmazione. Test irrigazione manuale. Premere il tasto RF per attivare la comunicazione tra radiocomando ed elettrovalvola RF. La scritta test lampeggerà per qualche istante. Sul display verranno visualizzate la linea 1 e la scritta OFF. Premere OK per attivare l'irrigazione per un tempo prestabilito di 5 minuti. Premere nuovamente OK per interrompere anzitempo l'irrigazione. Per uscire dalla funzione, premere il tasto più finché compare la scritta test e premere OK. Premere il tasto più per tornare alla pagina Unit. Trasferimento dati della programmazione all'elettrovalvola. Dalla pagina Unit del radiocomando premere il tasto RF. Per qualche secondo sul display del radiocomando apparirà l'icona RF lampeggiante, mentre nell'elettrovalvola lampeggerà il segnale verde di ricezione.
La successiva scomparsa del simbolo RF indica che l'aggiornamento è avvenuto correttamente e i programmi di irrigazione saranno avviati automaticamente. Nel caso in cui appaia la scritta R sul radiocomando, avvicinare i due dispositivi e ripetere l'operazione descritta precedentemente. Sensore di pioggia RF. Cosa serve? Due batterie alcaline AA da 1,5 V. Installazione delle batterie. Premere l'aletta con decisione e tirarla verso il basso. Togliere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie. Estrarre il porta batterie dall'alloggiamento. Inserire le due batterie nel supporto rispettando le polarità. Reinserire il portabatterie nell'alloggiamento. Chiudere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie. Klaber, i maestri dell'acqua. www.klaber.com